Buongiorno e benvenuti alla nona Albese con Cassano Magreio Madonna del Ghisallo, una grande classica dedicata alla categoria allievi, una grande classica che va, diciamo, a concludere una stagione bellissima per questa categoria, una classica con un arrivo mitico, il Santuario della Madonna del Ghisallo. A organizzare è proprio una società come il gruppo sportivo Madonna del Ghisallo, che ancora una volta mette in campo una gara a dir poco accattivante. Sono davvero tanti gli atleti che si sono schierati qui ad Albese con Cassano alla vigilia, e vediamo che già ci stanno salutando tanti gli atleti, e ad essere più precisi, gli atleti schierati al via di questa competizione sono 132, per loro da affrontare 65,5 km, un percorso con 4 giri iniziali, diciamo, pianeggianti, e poi si va verso la salita conclusiva. Ad organizzare, abbiamo detto, il gruppo sportivo Madonna del Ghisallo, e ancora una volta gli atleti arrivano da ogni angolo d'Italia. Abbiamo visto inquadrati gli atleti dell'Empolese, anche il Team Giorgi, anche la formazione della Vigor, quindi Toscana, Lombardia, Piemonte, tante le regioni qui presenti che schierano i migliori atleti al via, i migliori scalatori. Non sono così tante le gare che possono, appunto, dare la possibilità ad atleti forti in salita di fare la differenza. Questa è una di queste, una gara dall'albo d'oro davvero molto importante, perché chi vince qui sul Ghisallo solitamente poi avrà anche un ottimo futuro. Ora inquadrato vediamo uno degli artefici di questa gara, Mirko Monti. Andiamo a sentire i protagonisti dell'organizzazione. Niente, è un piacere per me, per i miei fratelli, per la famiglia Brenna essere qua oggi. Noi abbiamo due motivi per far festa oggi qui. Il primo, personale, familiare, è quello di ricordare nostro padre, che per tanti anni ha seguito questa corsa, per tanti anni è stato qua presente, e lo diceva qualcuno qua, è stato un uomo di sport. Un uomo di sport nel senso che credeva che lo sport fosse, diciamo, il mezzo per educare i giovani. E quindi la seconda ragione per far festa è essere qui in mezzo ai giovani che si legano perfettamente alla memoria del papà. La manifestazione è una manifestazione che è arrivata alla 57esima edizione, noi ne partecipiamo da una decina d'anni, speriamo di esserci ancora per lungo tempo, e auguriamo a tutti i ragazzi una, diciamo, corsa improntata sulla lealtà e sull'impegno. Buona giornata a tutti. A nome del gruppo Madonna del Ghisallo ringrazio tutti i presenti, le squadre, i presidenti delle squadre. Il percorso è come quello dell'anno scorso, e diciamo che l'abbiamo segnalato tutto bene ieri, e vediamo di andare bene sulla strada. Il tempo sembra che sia buono oggi. Arriveremo su al Ghisallo attorno alle 11, 10 e mezzo. Io parto un po' prima perché devo andare su a preparare tutto il resto. Ringrazio ancora tutti e buona corsa. Il grazie in realtà lo facciamo noi che abbiamo la possibilità di assistere ad una gara così bella. Un grazie a questi organizzatori. Ricordiamo, si assegna il Memorial Commendator Rino Lazzaro Frigerio, Maria Brenna al Memoriam. Davvero una gara molto bella. Ormai vediamo le ultime operazioni di controllo rapporti, sappiamo ora non è più obbligatorio, si ci studia per l'ultima volta il percorso, si salutano tutti gli atleti e poi ci si dà appuntamento lassù sul Ghisallo. Una gara importante, una gara organizzata da grandi sponsor. Ancora un ultimo commento e poi partiamo con la cronaca. Sì, buongiorno a tutti, siamo ad Albese con Cassano, io sono Primerano, l'assessore allo sport. Qui ad Albese c'è una tradizione molto alta di ciclisti. Noi abbiamo avuto sia Magni
che diciamo purtroppo è morto tragicamente. È morto tragicamente anche Fabio Casartelli, che quest'anno, l'anno prossimo ricorrono i 25 anni dalla morte, e poi anche Pedretti. Quindi ad Albese abbiamo veramente una tradizione molto alta di partecipazione al ciclismo. Volevo salutare tutti e buona gara a questi ragazzi. Una grande tradizione ad Albese con Cassano, che diventa centro nevralgico del ciclismo italiano, perché al via ci sono, come detto, 132 corridori in rappresentanza delle migliori squadre italiane. Una grande classica di fine stagione che ha un albo d'oro strepitoso. Lo scorso anno vinse Gregorio Butteroni, due anni fa pensate che ha vinto addirittura quell'Antonio Tiberi, che quest'anno si è laureato campione del mondo, pensate, nella categoria junior, ma nella cronometro. Antonio Tiberi, che poi riuscì a vincere anche nella categoria junior. Pronti via, subito scatti e controscatti. La voglia di fare la corsa dura c'è e come per questi ragazzi, e subito vediamo qualche atleta che prova a dribblare le marcature e prova ad andare via. Inquadrato, guardatelo, con il numero 33, è un atleta della ciclistica bordighera, stiamo parlando di Raffaele Giovinazzo. Un tentativo di allungo, qualcuno prova a rispondere, prova a farsi vedere anche questo corridore che prova a prendere qualche metro, ma lì davanti è sempre davvero un continuo rimescolarsi di carte. All'inizio davvero diventa difficile andare via perché il tratto è pianeggiante, però chissà che qualcuno possa sfruttare proprio questo inizio gara per farsi vedere, ma anche per fare un po', come dire, da lepre per l'attacco dei, diciamo, capitani conclusivi. Col 130 stiamo vedendo inquadrato in questo istante Eros Simonetto della Velo Junior 9, poi con il 45 abbiamo intravisto anche Andrea Raccani della GS Levante, e ora si sta accodando anche un atleta della Empolese, però davvero tanti tira e molla, tanti scatti e controscatti, anche se adesso l'andatura mi sembra tutto sommata buona. L'abbiamo visto anche questa voglia degli atleti di farsi vedere, ma di fare subito la corsa dura. Questo è davvero molto bello. Col 25 abbiamo visto inquadrato Nicolò Bianchini dell'UC Empolese, e poi con l'83 possiamo dire un atleta della squadra di casa, se così si può dire, perché l'Unione Ciclistica Costa Masnaga è della zona, stiamo parlando di Gabriele Raveglia. E poi via via tutti gli altri. Col 39 abbiamo intravisto Lorenzo Rimaudo, il portacolori dell'Esperia Piasco. Scatti e controscatti, però il gruppo tiene a tiro questo gruppo di fuggitivi. Diventa davvero complicato andare via, ma l'applauso a questi ragazzi è davvero enorme, perché la cosa importante è intraprendere sempre con grande grinta, con grande caparbietà, con grande voglia di fare la corsa, perché questa attitudine al fare la corsa è un qualcosa che ci si porterà poi dietro anche nelle categorie successive. Il rimanere un po' passivi a ruota di certo non è la caratteristica, diciamo, dei grandi campioni. Guardate ancora con questo allungo, è un momento davvero concitato, l'altura è altissima, anche il nostro operatore fatica a seguire l'evoluzione della corsa. Con il numero 41 c'è Ivan Valinotto dell'Esperio Piasco, un'azione davvero convinta e decisa. Basta guardare come scorrono gli alberi e lo scenario alle spalle di questo corridore per far capire quanto stia andando forte. Quindi neanche il tempo di incominciare ed è subito battaglia. Ivan Valinotto, Esperia Piasco. Ivan Valinotto, che è stato protagonista di una stagione molto ma molto importante, di lui probabilmente si ricorda il suo risultato dove che se davvero è stato prestigioso, se così si può dire, quando alla Coppa d'Oro, pensate, tentò di andar via nei primi chilometri e per poco non gli riesce
di vincere, arrivato in seconda posizione alla Coppa d'Oro. Un corridore davvero completo, un bravo passista, si difende alla grande anche sulle salite e che è andato all'attacco. Dietro mi pare di aver visto un gruppetto e da quel gruppetto si è lanciato un atleta del Team Giorgi. Quindi la situazione è questa: ci sono due uomini che si stanno portando al comando. Eccolo qua, col numero 77, stiamo parlando di Manuel Tebaldi. Manuel Tebaldi della squadra bergamasca Team Giorgi. Quindi è un tandem d'attacco e dietro un gruppo che ha una manciata di secondi sul gruppo. Già in questa fase quindi si va a delineare una situazione di gara molto ma molto interessante, perché questi due atleti sono due atleti buono se non ottimo spessore, due atleti che sicuramente anche sul piatto sanno farsi valere. Ora vedremo se ci sarà accordo e collaborazione tra questi fuggitivi e credo che per loro sia di tutto interesse guadagnare quanti più secondi possibili per riuscire ad avvicinarsi a quella che è, diciamo, la salita conclusiva che decreterà probabilmente il vincitore e darà spazio ai più forti di farsi vedere. Coppia al comando, Ivan Valinotto e Manuel Tebaldi. I due stanno pedalando ad andatura regolare. E guardate la stazza proprio di questo atleta, di Ivan Valinotto. Si può dire che si sta bene anche a ruota di un atleta così alto, così grande. Manuel Tebaldi, bella la sua posizione, guardatelo, molto concentrato. Questi due ragazzi vogliono fare la corsa dura sin da subito. Dietro c'è un po' di controllo, vediamo cosa sta succedendo in questo tratto di discesa e guardate come tutti i corridori lì davanti provino ad adottare questa posizione aerodinamica e anche un po' pericolosa. Guardateli addirittura in quattro, tentano disperatamente di lanciarsi all'inseguimento dei due. Qui curve non ce ne sono e si cerca di spingere tutto il peso dal corpo in avanti per appunto tentare disperatamente di andare a riacciuffare i due. In realtà il gruppo non è che poi è così lontano, l'avete visto anche voi a colpo d'occhio, la distanza si può stimare intorno a una quindicina, ventina di secondi, però insomma questi atleti ci stanno provando, ma soprattutto là davanti stanno andando ad una andatura molto ma molto sostenuta, visto che appunto questo gruppo inseguitore, qui vediamo ancora con il numero 25 Nicolò Bianchini, non riescono, diciamo, a recuperare. Quindi una bella iniziativa quella dei due di testa. Dietro abbiamo visto anche un compagno di squadra di Valinotto, quel Lorenzo Rimaudo, che quest'anno sta andando davvero forte. Speria Piasco, la formazione piemontese che quest'anno sta davvero facendo delle ottime cose, è una squadra davvero molto competitiva sui percorsi duri, una squadra competitiva che si fa vedere quando la strada sale e che quest'anno ha riportato diverse vittorie proprio in questo tipo di competizioni. Eccoli qua i due, ora al comando c'è Manuel Tebaldi e guardateli con che scioltezza se ne vanno i due attaccanti di giornata. Bravi, 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 perché è in questa maniera che si interpretano le corse e in questa maniera che si cercherà di avvantaggiarsi su un gruppo che non vediamo reagire. Vediamo al sinistra del vostro schermo un atleta che ha qualcosa da ridire. Guardate, c'è quasi una sorta di battibecco tra questi atleti sulla testa della corsa. Ora è davvero lo spirito combattivo di questi corridori è da assolutamente sottolineare. Ora in testa si portano due uomini della UC Empolese, quindi non sta bene questa situazione di corsa alla squadra toscana, un Empolese che prova un po' a tenere quantomeno sotto controllo, se non addirittura a richiudere completamente sull'attacco di questi due atleti che pedalano a ritmo sostenuto. L'andatura è davvero molto ma molto alta, guardate quanto rende la pedalata di questi due atleti, davvero sembra che questi due facciano sul serio e saranno due brutti clienti, perché bisognerà faticare e non poco per chiudere su Ivan Valinotto e Manuel Tebaldi, che stanno imponendo la loro legge in questi primi chilometri di una gara che, lo ricordiamo, bisogna
e complessivamente misura 65,5 km e prevede 4 passaggi di un giro sostanzialmente pianeggiante e poi l'ultimo giro col tratto in linea con la salita del Ghisallo. Il gruppo è anche un po' nervoso, qui vediamo alla destra del vostro teleschermo questo tentativo di allungo, vedremo se ci sarà vedremo se ci sarà qualche attacco anche da dietro, qualcosa. Invece mi pare che invece no, non è così, solo un'accelerazione. Chiaro che per il gruppo sarebbe molto più vantaggioso se qualcuno prendesse l'iniziativa e tenesse un'andatura costante, perché in questa maniera si tiene controllata meglio la corsa. Mancano davvero tanti chilometri alla conclusione, è improbabile che i due arrivino fino all'arrivo, però non si può sottolineare quello che stanno facendo questi atleti. Nel frattempo Giovanni Nicolò Paolino del pedale senaghese prova ad allungare. Dietro ci sono i tre atleti del Lucia Empolese a tener d'occhio, si guardano un po' intorno ma preferiscono non rispondere immediatamente all'attacco. E qui vediamo con il numero 25 sempre Nicolò Bianchini, si preferisce richiudere andando a ritmi regolari. Non ci sta però il numero 60 Paolino del pedale senaghese, che continua ad allungare. La sua pedalata è una buona pedalata, testa bassa, ora con grande grinta e con grande impegno prova ad andare, si volta intorno, si volta indietro, prova a vedere se qualcuno si attacca alla sua ruota. In realtà lui ha fatto il vuoto, quindi situazione con due uomini di testa, davanti ci sono sempre Valinotto e Tebaldi. Guardate anche la differenza di stile delle due posture, delle due pedalate di questi atleti. Questi due uomini sono al comando su questo inseguitore, Giovanni Nicolò Paolino, che ha provato a uscire. Tratto di discesa, ma là dietro mi pare che si ritorni a una situazione di gruppo compatto. L'Empolese davvero sembra controllare la situazione e far sì che il vantaggio non lieviti. Probabilmente questa squadra ha tutta l'intenzione di giocarsi le proprie carte nel finale. Davvero è molto curioso questa cosa, che di fatto è l'unica squadra che si è presa la responsabilità dell'andare sulla testa del gruppo per per far sì che i due non scappino troppo. Intanto addirittura Manuel Tebaldi fa qualche attenzione, perché sembra addirittura perdere qualche metro da Valinotto, cioè l'andatura è davvero altissima. Ogni tanto capita anche questo, e Valinotto davvero sembra voler andare via. Accidenti, un'azione quasi inaspettata, non so quanto voluta, perché se l'è letteralmente tolto di ruota. Ah no, era semplicemente un traguardo volante. Ora Tebaldi prova a rifarsi sotto e il gruppo non è così lontano, saranno circa 15-20 secondi. Valinotto però non vuole arrendersi, mette giù la testa e continua a spingere, e ci sono quei 50 metri di vantaggio sul uomo del Team Giorgi, che sta per entrare nel radar del gruppo, che ha reagito alla grande. Ora ci stiamo avvicinando sempre più alle rampe conclusive del Ghisallo. La strada è caratterizzata da questi lunghissimi falsi piani che davvero mettono in croce le gambe, soprattutto quando fai tanti chilometri di fuga. Quindi fuga finita per il bravissimo corridore del Team Giorgi, ma vediamo che la medesima sorte sta per accadere anche a Ivan Valinotto. Quindi la fuga viene praticamente neutralizzata e ora, lo vedete dalle immagini, il ritmo si fa sostenuto, ma soprattutto la strada comincia a salire. Ripetiamo, da prima ci sono delle pendenze piuttosto morbide quando si va a salire sul Ghisallo, poi pian piano diventano sempre più dure e vediamo come questi atleti interpreteranno questa situazione di corsa. Innanzitutto davvero complimenti anche ai ragazzi della Empolese, che schieravano al via Bianchini, Coltelli, Costagli, Crescioli, Natola, Ninci, Puccioni e Scelfo, perché hanno fatto un ottimo lavoro nel controllo della corsa. Ora c'è una situazione di stasi, tutti i corridori, guardate come si cercano, come si guardano intorno,
e mi pare questo atleta della questo atleta prova della Cooperatori, attenzione, prova un po' a aumentare, no, però non sta scattando con la voglia di andare via. La voglia è quella di tenere alta alta l'andatura e di favorire appunto poi l'attacco degli atleti più forti. Gruppo allungatissimo, si vanno ad altissima andatura, i ragazzi stanno interpretando questa corsa davvero nella maniera ottimale, tanti scatti nella fase iniziale, una grande fuga, siamo intanto all'altezza del comune di Asso e ora addirittura ritmo infernale sulle rampe del Ghisallo. Guardate la bella cartolina, questa scenografia che ci regala il nostro operatore. La zona del Ghisallo è magnifica, l'ideale per chiunque ami la bicicletta. Il santuario della Madonna del Ghisallo è meta di turisti da tutto il mondo. Pensate che personalmente proprio quel giorno mi è capitato di incontrare australiani, olandesi e belgi. Ma torniamo sulla corsa, perché anche sfruttando un po' la scia della nostra moto, il numero 70 Fabio Florian del Team Giorgi prova ad allungare. Provano subito a rispondere altri corridori. Adesso la corsa entra nel vivo, perché gli attacchi adesso possono essere proprio decisivi. Una corsa che sta per concludersi, ormai siamo nelle fasi conclusive di gara. Insiste questa coppia al comando, ma dietro il gruppo mi sembra che va forte, anzi a ben guardare mi sembra che si sta formando una sorta di piccolo drappello, tant'è che a dar man forte all'uomo del Team Giorgi vedo anche un altro, sono quattro gli atleti che provano a farsi vedere, in maglia gialla mi pare di intravedere Pappalardo del Sovico, e ora cerchiamo di individuare anche quali sono i numeri dorsali degli altri ragazzi. Un'accelerazione importante, questo gruppetto sta guadagnando quei 5-10 secondi di vantaggio, attenzione perché questa potrebbe essere l'azione decisiva. Non c'è però tanto accordo tra gli uomini davanti, sono scatti e controscatti, e vedete che guardate come si continuano a voltare la testa, mentre invece con davvero con grande piglio, con grande volontà, bravo Federico Pappalardo del Velo Club Sovico, che invece prende in mano la situazione e va dritto per la sua strada. Pappalardo prova a premere, intanto con il 66 abbiamo intravisto Federico Luigi Rustioni, con il numero 133 Lorenzo Rinaldi, questi gli uomini al comando. Ora abbiamo visto anche Filippo Gradi della Mille Luci Ciclismo, questi i cinque uomini al comando, cinque uomini al comando che provano a fare la differenza qui sulla salita finale, e continuano però a guardarsi indietro come se temessero l'arrivo di qualcuno. Davvero situazione davvero di grande interesse in queste fasi conclusive di gara. Intanto un atleta prova ad avvantaggiarsi, a guadagnare qualche margine, a guadagnare qualche secondo, e di fatto si può dire che ormai se n'è andato. Attenzione perché ora la situazione si sta complicando maledettamente per questi inseguitori qua dietro. Ora cerchiamo di portarci con le nostre moto anche sull'atleta di testa, ma quello che è incredibile è che tutti quanti continuano a voltarsi alle spalle come se temessero l'arrivo di qualcun altro. Belle questa Albese con Cassano Ghisallo, ancora una volta grande spettacolo, ragazzi che la intraprendono alla grande, sempre situazione. Attenzione perché come una scheggia sta arrivando da dietro, mamma mia, va a velocità doppia se non tripla questo atleta dell'UC Empolese. Sì, si tratta proprio di Ludovico Crescioli, mamma mia, è entrato nell'inquadratura, è passato fuori come una scheggia e a velocità doppia raggiunge e supera i fuggitivi, compreso con quel Lorenzo Rinaldi che si era avvantaggiato della canavese mountain bike, e va dritto per la sua strada. Prova a rispondergli Pappalardo, bello questo attacco di Crescioli, è un attacco che fa davvero male. Crescioli si leva di ruota, anche Pappalardo, e allora il suo forcing è incredibile, se ne va Crescioli, Ludovico Crescioli, uno dei migliori scalatori italiani,
passa per primo sul traguardo di Barni e continua a forzare. Pappalardo prova a rispondere, la sua andatura è praticamente insostenibile. Eccolo il tifo dei suoi sostenitori, dei suoi allenatori, degli accompagnatori di questa squadra che è arrivata sin dalla Toscana per sostenere la sua azione. Ludovico Crescioli ha messo il turbo, è passato fuori a velocità doppia, ha scavalcato tutti i fuggitivi e adesso si invola dritto e solitario verso l'arrivo sul Ghisallo. Azione a caparbia, decisa, guardate la sua pedalata, una cadenza importante di pedalate, non si alza di sella, continua quasi a saltellare su questa bici, tanta è la forza che sta imprimendo e ormai dietro non c'è più nulla da fare, pare che davvero, ecco, ci portiamo subito all'arrivo perché siamo pronti ad accogliere un applauso del vincitore Crescioli che arriva a braccia alzate. Dietro intanto il gruppo ha reagito, quindi una situazione tutta diversa alle spalle, il gruppo ha reagito forte, ha ripreso i corridori e infatti andiamo a vedere lo sprint anticipato tutti, Gabriel Musizza e poi Alessandro Ceci, Andrea Alfio, Bruno, Federico Savino, Federico Biagini, Florian Samuel Cagliamini, poi Raccagni, Rimaudo e Giordani. Questo l'ordine d'arrivo della Albese con Cassano e Ghisallo. Beh, che azione che ha fatto Crescioli, ci ha lasciato semplicemente di stucco. Eravamo lì a guardare i fuggitivi e pensavamo che il vincitore potesse essere uno di loro e invece lui è passato fuori a una velocità davvero incredibile, un empolese che ha preso le redini della corsa, ha controllato la fuga di Tebaldi e Valinotto per poi coprire, diciamo, l'azione di Crescioli. Adesso abbiamo capito perché c'era quella volontà di tenere chiusa la corsa. Eccolo qua con la bella maglia rossa, il vincitore di questa grande classica del ciclismo giovanile, Ludovico Crescioli, un atleta forte, un grande scalatore, un atleta che tra poco andremo ad ascoltare ai nostri microfoni. Beh, che vittoria stupenda che hai fatto, sei arrivato da solo a braccia alzate, mi racconti com'è stata tutta la gara, in particolare la salita mitica del Ghisallo? Sì, in pianura era andata via una fuga di due, la mia squadra mi ha dato una grandissima mano, è riuscita a chiudere quella fuga e niente, poi dopo sulla salita finale sono partito, ho cercato di spingere fino in fondo e ce l'ho fatta. La vittoria voglio dedicare alla mia famiglia, a tutta la squadra, ai miei compagni perché oggi mi hanno dato una grandissima mano. Mi racconti come ti è andata questa stagione, perché tu sei stato molto bravo quest'anno, raccontami meglio magari se ti aspettavi qualcosa di più o di meno e come ti vedi anche per l'anno prossimo. Sì, questa stagione ho fatto 5 vittorie, poi molti piazzamenti, 6 secondi posti anche e sono contento, io sono più che scalatore quindi punto molto alle corse in salita e la corsa che è andata un po' peggio è stata l'Oppa d'Oro perché ho soffritto un po' molto il freddo. Però niente, oggi mi sono proprio rifatto in questo arrivo in salita. E era decisamente contento perché quando vinci qui sul Ghisallo vuol dire che ci sei. Ludovico Crescioli, ricordiamo, ha vinto di fronte davanti a Gabriel Musizia del Cycling Team Friuli, in terza posizione Alessandro Ceci della Figinese, quarto Andrea Alfio Bruno della Forno Pioppi, quinto Federico Savino della Coltano Grube Costruzioni, sesto Federico Biagini della Cooperatori, Florian Samuel Cagliamini arrivato in settima posizione, lui veste la maglia della San Lazzaro, poi per il GS Levante Andrea Raccagni, nona posizione per Rimaudo dell'Esperia Piasco, decima posizione per Lorenzo Giordani della Polisportiva Mille Luci Ciclismo. Questi primi 10 che abbiamo visto premiare da questi magnifici organizzatori del gruppo sportivo Madonna del Ghisallo, questa era la 57esima giornata nazionale della bicicletta del Ghisallo. Questa era la nona Albese con Cassano Magreio Madonna del Ghisallo Memorial Commendator Rino Lazzaro Frigerio Maria Brena al Memoriam. Una grande gara, una grande manifestazione, una gara tecnicamente bellissima, una gara che ha fatto vedere chi ha cuore, chi ha coraggio. Abbiamo visto gente che è andata in fuga sul piatto, gente che non si è risparmiata mai anche sulla salita. E con tutte queste immagini di questa magnifica giornata ringraziamo tutti quanti, un grande saluto a tutti gli amici del ciclismo, un saluto da Valerio Villa.